Ciao a tutti, il test per il setup dell'arco, per mettere a punto l'arco più di moda, più utilizzato da tutti è senz'altro il test delle spennate. Cioè si tirano un tot di frecce impennate e poi si tirano almeno altrettante spennate, ma poi alla fine se ne tirerà una sola sbagliatissimo. Si devono tirare senza tre frecce impennate e tre frecce, almeno tre frecce spennate, se non almeno 4 o 5 spennate, per capire come funziona e da lì verificare, da lì ottenere certe informazioni. Allora, mettiamo che le frecce impennate vadano in questa posizione. A che distanza dobbiamo tirare le frecce per fare il test delle frecce spennate? Io direi non più di 15 metri con l'arco lungo. Non più di 15 metri perché dobbiamo comunque verificare di avere una rosata decente, specialmente se non siamo eccezionalmente bravi. E poi andiamo a verificare, tiriamo le frecce spennate e andiamo a verificare dove si posizionano. E si posizioneranno in alto. Se si posizionano in alto, alziamo il punto di incontro. Se si posizionano in basso, abbassiamo il punto di incontro. Questo è il test più importante. Dobbiamo verificare che il punto di incontro, che la freccia non ruoti sull'arco in questo modo o non ruoti in quest'altro modo. Quindi dobbiamo verificare l'altezza del punto di incontro affinché le frecce spennate vadano in linea con il bersaglio, Nell'arco lungo, ma così anche negli archi tradizionali, negli archi lombò e archi istintivi, non è di facile interpretazione se le frecce, una volta messo appunto il punto di incontro è appunto, le frecce spennate possono posizionarsi nel centro e abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Oppure possono posizionarsi a destra o posizionarsi a sinistra. Ma questo non vuol dire, attenzione, non vuol dire che se sono a destra le frecce sono troppo morbide e se sono a sinistra le frecce sono troppo rigide. Andiamoci piano, perché questo dipende molto dalla nostra formazione, da come abbiamo configurato l'arco, da come è il nostro rilascio, da un sacco di altri fattori. Quindi dobbiamo andarci molto ma molto caldo. Quindi dobbiamo verificare bene, attenzione, ad esempio negli archi tradizionali dove non abbiamo un bottone di pressione che smorza i nostri errori di rilascio e non abbiamo un rest, abbiamo solo il tappetino o l'appoggiafreccia direttamente sulla finestra dell'arco, le cose possono andare esattamente al contrario. Quindi possiamo avere frecce morbide a sinistra e frecce rigide a destra. Quindi bisogna fare molta attenzione su questo punto. Dobbiamo vedere bene, volare bene le frecce spennate. Se vediamo volare bene le frecce senza penne, la freccia ha uno spine dinamico, attenzione, ha uno spine dinamico adeguato al nostro tiro. Quindi dobbiamo fare ben attenzione. È molto più esaustivo il test della carta, che però ovviamente per ovvie ragioni il test della carta va fatto solamente se siamo in grado di essere dei bravi arcieri, cioè a 15 metri mettere 6 frecce in un diametro di 20 cm almeno, se non meglio. Quindi occhio alle spennate, il test delle spennate non è una scienza esatta, bisogna fare attenzione a tantissimi fattori, quindi occhio a tagliare le frecce. E poi ricordiamoci che nell'arco nudo è meglio avere una freccia leggermente morbida. Ricordatevi sempre che è meglio avere una freccia leggermente morbida. In ultimo, oltre
a tenere in considerazione il testo delle spennate con molta saggezza. Nel bottone di pressione va inserita la molla più morbida. Se non abbiamo inserito la molla più morbida, non funziona, il test delle spennate può essere completamente incongruente, completamente. Quindi la molla del bottone deve essere la più morbida, a meno che non abbiate 50 libbre. Se avete 50 libbre, vabbè, ne possiamo parlare. Ricordatevi che, ad esempio, nella confezione del bottone biter, all'interno c'è un fogliettino, leggete questo bugiardino, perché è spiegato molto bene perché si deve inserire la molla più morbida, ok? A meno che non abbiate veramente tante libbre, da 45 libbre. Sotto le 45 libbre è d'obbligo inserire la molla più morbida, se no anche il test delle spennate va a farsi vedere. Per quanto riguarda invece gli archi tradizionali, possono anche fare il test delle spennate, però attenzione all'inversione. Attenzione che se usate solamente il piatto da finestra, potrebbero invertirsi e quindi avere frecce morbide a sinistra, frecce spennate a sinistra, che vuol dire spine statico troppo morbido, o frecce rigide a destra. Quindi occhio, attenzione. Quindi vale sempre comunque la regola di vedere volare bene le frecce spennate. Ma questo accade solamente se abbiamo un buon rilascio, se abbiamo una buona forma di tiro, se abbiamo già acquisito fortemente la tecnica. Quindi dobbiamo investire sulla tecnica, non investire sui test di messa a punto. Investire sempre sulla tecnica. Ok? Procedete, buon lavoro.